Queste sono le api che muoiono. Tutto normale, tutto nella norma. Guardate come le buttano fuori dall'arnia. L'arnia ormai è quasi vuota. Cioè, guardate. Di chi è la colpa? Queste probabilmente sono morte tutte adesso, che non c'è flusso. La strage. Poi arrivano le vespe. E anche questa probabilmente è vuota. Sono morto. Vedete che sono deboli? Vedete? Questo sta morendo. Vedete? Non hanno più la forza. Cioè, gli apicoltori sono costretti ad alimentare le api per sopravvivere. Guardate, è caduta, morta, stecchita. Colpa dell'Europa. Cioè, è possibile che lo Stato non capisce che c'è uno stato di calamità in Sicilia, possibile? Io non ci credo. Per me vogliono fare morire tutto. Cioè, non è possibile. Veramente non è possibile. Guardate come arrivano le api nelle arnie. Stanche. Non so se la vedete questa. Stanche e morte. Cadono a terra qua. Guardate che c'è qua. Centinaia di api morte. Una cosa assurda, guardate. Questa è un'assurdità. Siamo a febbraio le api dovrebbero quantomeno avere un nucleo forte all'interno, invece sono abbandonate a se stesse, pronte per morire. Queste che ritornano, questa è l'unica più attiva, portano polline. È fiorito qualche fiore, qua sotto c'è un po' di polline. Ma la siccità estiva le ha distrutte, le ha indebolite fortemente. Questa è l'Italia, però poi fanno i piani di sviluppo rurale, bandi di milioni di euro, soldi buttati nel WC, soldi buttati. Per fare cosa? Bandi scritti con i piedi, fuori da ogni realtà. Che poi magari ti costringono a tenere la sulla fino a settembre, pronta per bruciare, comprese le arnie. Questo è stato un danno enorme. E questa è la regione siciliana e l'Italia. Questo è un campione di arnie che io tengo qua per vederle quasi tutti i giorni. Come sono morte queste, sono morte anche quelle dove ci sono le altre, perché così non hanno bisogno di alimentazione. Alimentarle costa un botto di soldi, cioè servono dai 1.000-2.000 euro. Non è. E poi l'alimentazione contiene un sacco di sostanze tossiche. Io preferisco non alimentarle e purtroppo la natura non ce la fa, colpa dei cambiamenti climatici, non lo so, qualcosa sicuramente succede, però è una cosa che non è normale sicuramente, questa moria di api improvvisa non è normale. Tutti zitti, gli altri apicoltori dove siete? Nessuno nota queste morie? O siete tutti lì a dare antibiotici? Me lo chiedo.
Sicuramente per resistere le api o date antibiotici e le alimentate con zucchero, qualche cosa ci sarà. Boh, me lo chiedo, spero di avere qualche risposta.